Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Scusate se blocco, ma mi sono dimenticata di dire che se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Se mi vedete in questo stato è perché, raga, è domenica e sto filmando ovviamente questo video di domenica e onestamente non mi andava per niente di truccarmi per fare un video decluttering. Preferisco fare una doccia, rilassarmi, anzi direi che dopo la doccia secondo me il decluttering si fa anche un po' più sprint, anche perché fare la doccia al pomeriggio non si sa per quale motivo, anche se sono mesi che non muovo il culo, mi dà quell'idea di una doccia post fitness, mi fa sentire più magra in automatico, non si sa per quale motivo. Ovviamente ho fatto un make up che io ritengo che non sia un make up perché ho messo un po' di correttore qui e lì, ho giusto tirato un po' qui le sopracciglia per non sembrare pazza perché io ho le sopracciglia corte così, come, praticamente come non averle, quindi sembro sempre un po' stralunata. E ovviamente ho fatto le labbra perché io senza le labbra, quindi solo la matita, questa qua tra l'altro è di Charlotte Tilbury, credo, non mi ricordo, poi ve lo scrivo magari se siete interessati nell'info box, però insomma ho messo su una matita che però già mi fa un po' più ordinata, diciamo, e poi presentabile davanti alla camera. I miei cari occhiali da segretaria anni 50. Ah, e ultima cosa che io in questa casa non bevo alcol, anche se questo è un bicchiere della birra che mi ha regalato Carrefour dopo che io ho preso una spesa a casa, quindi boh, mi sono arrivati questo regalo. Per rinfrescarmi tra un correttore e una palette mi sono messa in un bicchiere un po' di latte di nocciola con tanto caffè di ginseng, perché sennò mi addormento, io fare decluttering è una cosa che mi annoia a morte, e del ghiaccio. Beccatevi anche sto poco di ASMR. Bicchiere di latte alla nocciola e si declatta a comandare. Direi che a questo punto possiamo iniziare. Cin! Ah no, dimenticavo, cioè c'ho da specificare questa cosa. Allora ragazzi, sto facendo questo video decluttering perché il lunedì io posto sempre i video relativi a The Youngest, quindi la casa, no? E in realtà io il decluttering non era assolutamente nella mia mente in questo periodo perché ho ancora tutti gli scatoloni per la casa, l'ho traslocato da qualche mese, ma in realtà è ancora tutto un casino perché c'è la cucina, i mobili della cucina da montare, altre robe incomplete perché c'è passato il Covid, agosto di mezzo, un casino. Quindi io le mie cose sono sparse un po' in tutta la casa, cioè tra boh, angolini a caso, scatole messe qui e là, non si capisce niente. Però diciamo che gran parte dei trucchi io le ho in determinati posti, quindi inizio a fare il decluttering di quello che ho trovato, poi per il resto vediamo. Inoltre questo decluttering non sarà, diciamo, cioè conseguente a questo decluttering non verrà direttamente l'ordine, cioè non metterò in ordine perché mi mancano dei cassettoni che sto aspettando per lo studio, e la puntata sullo studio la sapete che arriverà presto perché non vi voglio anticipare, è una roba, raga, assurda, è bellissima secondo me. E io adesso infatti sono nello studio e praticamente mi sono messa vicino alla parete bianca così non vedete niente. Detto questo, procediamo con sto decluttering. Come potete vedere, questi sono i fondi che ho, non sono tutti, questa è soltanto una piccolissima parte che stava dentro quel cassetto, ve lo faccio vedere. Stava in questo cassetto qui, buttato senza regola, senza un criterio, infatti mi piange un po' il cuore, e questo è uno dei motivi per cui voglio fare anche decluttering. Ho ordinato un sacco di cassetti che poi vi faccio vedere quanto sono utili, molto più di questi di Ikea, perché voglio avere l'intenzione di essere un pochino più ordinata. Quindi adesso innanzitutto tornerà di nuovo, diciamo, ad essere un po' disordinato fin quando questi cassetti non arrivano, per cui sì, quelli che tengo li butterò qui dentro per ora, roba di settimane. Ho cambiato outfit, ho sciolto i capelli un po' perché l'intro era per fare scena, raga, per fare un po' di scena, e poi questa vestaglietta da casa è veramente molto comoda, anche se ovviamente io non so nemmeno cosa vuol dire stirare. Allora, iniziamo da questo macello, ok?
Allora, innanzitutto tutti i fondi di Mesaura li tengo perché mi piacciono moltissimo, anzi se cercate fondi in crema, oddio questo non si... eccolo lì, tanto poi vanno sempre disinfettati ogni volta che li utilizzo. Se cercate un fondo in crema, stick, diciamo così, questi qua di Mesaura sono veramente ottimi e io questi qua li tengo assolutamente. Facciamo che da questa parte metto le cose che non utilizzo, di qua quelle che tengo. Quindi questi vanno tenuti. Il fondotinta di Marc Jacobs non mi ha mai fatto impazzire granché, è carino ma niente di chissà che cosa. Sto cercando la scadenza, non riesco a trovarla, forse era scritto sulla scatolina che magari ho buttato via e non lo so, però questo secondo me, sapete qual è il segreto per vedere se un fondotinta è buono? A parte se si è separato troppo, cose così, ma l'odore, lo schiaccio anche un po'. Allora, l'odore mi sembra buono. Quindi io personalmente non lo tengo più, però l'unica cosa che farò è tipo darlo a mamma. Io e lei abbiamo più o meno una tipologia di pelle simile e quindi secondo me questo potrebbe fare al caso suo. Via. Fondotinta Yves Saint Laurent. Allora raga, qua dice un 12 mesi e secondo me ne sono passati anche 24, quindi questo qui sicuramente va buttato via, di conseguenza devo fare una terza sezione, un attimo solo. Ecco, allora le cose che vanno buttate le metto direttamente qua dentro e potrei anche provare a separare per fare la raccolta differenziata. In realtà io in genere tolgo via solo i tappi che sono di plastica e il resto lo porto in discarica, così almeno lì sanno come gestire la situazione. Allora, qui abbiamo i fondi di Mulac, sono altrettanto buoni, sono un po' più secchi, quindi rispetto a quelli di Mesaura preferisco quelli di Mesaura, ma questi qua sono comunque molto validi, quindi li tengo. E poi non mi sembra che siano scaduti o abbiano un cattivo odore. Urban Decay Makeup Setting Spray Cooling and Hydrating. Allora, questo qua io l'ho usato tantissimo e è bello, però giustamente idratante non l'ho mai particolarmente trovato, ma comunque in realtà 6 mesi, quindi è scaduto abbondantemente. Via. Questi Radiant Tint Moisturizer, questi qua li uso tantissimo per lavoro. L'odore è ancora buono, la scadenza è 18 mesi, sì dai, ok. Allora questi qua li tengo. Anche questo è buono, HD fondotinta e lo uso per lavoro, quindi si tiene. Il Face Mist di Glossier non è ancora finito, ma comunque anche se ha un paio di annetti e dice 24 mesi, fate conto che comunque la scadenza dei cosmetici, per quanto mi riguarda, non è fiscale. Cioè dovete un po' capire se il prodotto in questione è degenerato, cioè se ha cambiato forma, colore, consistenza, vuol dire che è proprio da buttare. Però in genere io non sono così fiscale con le scadenze, sono più fiscale sulla scadenza per cose che riguardano gli occhi e anche forse il fondotinta, ma cose esterne, cose tipo come la cipria, le cose in polvere in generale, cose così, non sono prettamente fiscale. Qui abbiamo un NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray che onestamente non so nemmeno se ho mai utilizzato proprio in vita mia, forse una volta, però a me gli spray matte non mi piacciono, mi piace sempre essere un goccino più luminosa, quindi visto che ha anche tantissimo tempo, via. Fondotinta tutto il giorno di H&M, 18 mesi. Allora, in realtà questo è ancora buono. L'ho utilizzato qualche volta, è semplice, naturale, tutto quanto. Mi sa che questo qua però lo do a mia madre perché mi trovo ad utilizzarlo veramente molto molto poco. Fondotinta di Giorgio Armani. Allora, questi qua li uso tantissimo, sono tra i miei preferiti in assoluto. Secondo me hanno una performance che ancora non è stata superata secondo me da nessun fondotinta di oggi, però sento che sono piuttosto leggeri, quindi secondo me sono belli che andati e finiti e quindi via. Fondotinta Total Control NYX, carino, 24 mesi sono in realtà già passati
anche, oddio, l'odore, via. Questi qua hanno la scadenza di un anno, di Charlotte Tilbury. Io mi ci trovo molto bene. In realtà questi qua li hanno regalati alla sfilata di Charlotte Tilbury a cui ho partecipato meno di un anno fa, e dice 12 mesi, quindi li teniamo. Matte Poreless Fit Me di Maybelline. Questi qua mi trovo ad utilizzarli pochissimo, non sono sicuramente scaduti, ma li tengo da parte per mamma sostanzialmente. C'è una cosa che devo specificare tutte le volte, praticamente sento sempre dire: ah, ma sì, io tanto distribuisco le cose alle amiche, agli amici di amici di amici, che ne so, alla mia suocera, al nipote, al cugino. Raga, io a Milano non c'ho famiglia numero uno, quindi già diventa difficile. Numero due, ma sti amici, ma chi ce li ha? Non scherzo, c'ho veramente due amici messi in croce, non è che ci vediamo così spesso, e tra l'altro ho tutti amici e amiche che non si truccano tantissimo, stranamente, quindi non, cioè stranamente, è capitato così, quindi non mi trovo a dare molte cose. Quando c'ho la mia amica Carol, ciao Carol, ti mando un saluto, un bacio enorme, come se fossi, non lo so, in qualche trasmissione televisiva, quando c'ho la mia amica Carol intorno, io mi assicuro di avere qualcosa da parte per lei, e allora così concludiamo. Però per il resto non è che ho grandi amici. Dicevamo, Mulac lo tengo da parte. Questo qui è bello che è scaduto, separato, non oso nemmeno aprirlo, 6 mesi, è un complexion primer di Urban Decay. Con questo però mi era trovata piuttosto bene, devo dire, quindi se avete una pelle, diciamo, impura, tendente ad essere grassa, così, questo è molto buono per i pori, però è scaduto. Il trio di Rihanna, quanti mesi? 12. Beh, direi che sono passati più di 12 mesi, però onestamente questi per esempio sono una di quelle cose che tengo ancora, perché non hanno un cattivo odore e non hanno, stanno digerendo, cioè non li vedo male, quindi li tengo ancora. Mi trovo ad utilizzarli poco, quindi magari vedo mamma. Translucent powder, finita, bella che è andata. Questa tra l'altro è tutta plastica, però io cosa faccio spesso quando ho queste confezioni che si possono aprire, perché alcune confezioni purtroppo non sono apribili, una volta che sono finite devi solo buttare. Io questa qua cosa faccio? La riempio con un'altra cipria. Sarebbe bello se i brand iniziassero a fare tipo la cipria sfusa, no? Come per esempio la pasta, ne so, i legumi, quelle cose lì, perché uno può tenersi la confezione apribile, per favore, e metterci dentro e rimpiazzarla con un refill, insomma. Sarebbe carino che si facesse anche per le ciprie, quindi questa me la tengo giusto perché la posso riutilizzare. MAC Water Weight ha più di 24 mesi, valido, così così, non mi ha fatto mai granché impazzire, però era carino. Comunque, via. Questo, raga, mai usato, cioè penso una volta. Dovrebbe sciogliere tipo il trucco, uno struccante spray, ma se l'ho utilizzato qualche volta si vede che non è stato memorabile, quindi onestamente sono decisa se buttarlo o darlo a mamma, ma forse 18 mesi sono anche passati, quindi via. Questo anche bello che è vecchio, è anche scartato, sempre Armani, tra l'altro è proprio vecchio vecchio perché non c'è nemmeno la scritta, questo mi fa proprio paura, questo va via subito. Fondotinta Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte, ho fatto il grandissimo errore di comprare questo, che in realtà era nel colore 150, mi sono un po' lanciata, io volevo prendere tipo il 160, avrei sbagliato comunque perché sono 180, l'ho scoperto, perché poi ho preso quello di idratante, però questo qui praticamente è come mettere carta vetrata su di me, perché io ho bisogno proprio di fondotinta idratante, e siccome ha sicuramente più di un anno, mi sa che lo do proprio via, non è nemmeno il mio colore, quindi ciao. Fondotinta Core Parfait L'Oreal, questo qua in realtà non ha tantissimo tempo, mi sa proprio giusto giusto qualche mese, c'è la scadenza di 12 mesi, mi ricordo che non mi ci sono trovata male, anzi magari lo riutilizzo in qualche video così vediamo assieme com'è, che già non me lo ricordo più, quindi lo metto da parte. Total Control, preso per lavoro, vecchio, via. Strobe Cream Hydrating Luminox, questo qua è Gold Light, la Strobe Cream di MAC, stupenda, infatti è leggera perché è proprio finita. Skin Base Foundation di Ella Masca, mi vergogno a dire che questo qui credo che abbia, qui c'è scritto 24 mesi, ma credo che abbia tipo 72 mesi, quindi direi che è arrivato il momento di salutarlo. Ciao ciao, c'è qualcosa di liberatorio comunque in questa cosa.
Prep and Prime di Fix Spray di MAC. Questo qui è piuttosto nuovo, infatti non è nemmeno metà ed è buono. Questo qua di Essence, quant'è che dice? 12 mesi. Allora, questo in realtà avrà forse giusto 12 mesi o poco meno, e non mi ci sono assolutamente trovata male. L'unica cosa è che ha un odore particolarmente forte, cioè nel senso, capitemi quando dico questo, è profumato, ma quando le cose sono troppo profumate non fanno per me, anche perché mi scatenano facilmente allergia, cioè o comunque un'irritazione, per cui questo qua vedo un attimo se sistemarlo per mamma, altrimenti va via perché comunque non è scaduto. Questi fondi invece, che sono della PR di Box di Mabla, mi trovo ad utilizzarli molto spesso su di me, su clienti, su modelle, quindi li tengo assolutamente, perché tra l'altro sono comodi da portare nelle valigie trucco proprio di una persona che magari viaggia spesso e che deve avere ogni singolo colore di fondotinta dentro la bag, quindi assolutamente consigliati proprio anche per i pro. Non so se vendono, forse sto dicendo una cacchiata, perché forse questi qua mini non li vendono, però va bene, fate finta che non ho detto niente, in ogni caso li tengo. Questo sarà più vecchio di mia nonna, altra vergogna, quindi questo qua Can Stop Won't Stop, ne ho ben due, l'altro non riesco a trovarlo in questo momento, non lo vedo. Ah, guarda, pure davanti agli occhi. Devo dire, questo qua di NYX a me onestamente è piaciuto, solo che non mi ritrovo ad utilizzarlo così spesso, quindi mi sa che faccio la buona cosa di darli a mamma, perché sono ancora assolutamente buoni, quindi li metto via per mamma. Poi abbiamo il fondotinta di Hourglass, che non ho mai utilizzato in video e che trovo altrettanto secco, e però onestamente la scadenza, se fosse scritta un pochino più grande, comunque non è messo male, quindi l'odore è ancora buono, quindi cercherò di sfruttarlo, anche se non mi ritrovo ad utilizzarlo spesso, ma questo succede anche perché non me li vedo davanti, perché tutto è disordine, quindi me lo tengo ancora da parte e magari lo utilizzerò in qualche video per capire se è stata una prima impressione sbagliata o se devo buttarlo o darlo a mamma magari, perché questo non costava poco. E poi non so per quale motivo nel cassetto dei fondotinta dei primer, non so per quale motivo, da insomma, quando sei disordinata non è che c'è un motivo, mi è capitato questo Neve Cosmetics Escape, che credo sia un blush, probabilmente mai utilizzato, quindi anche questo va a mamma. E raga, direi che come primo scatolone, mettiamo un po' di roba, sono molto fiera, anche perché ci tengo a specificare questa cosa, aspettate che mi vedete, ci tengo a specificare una piccola cosa. Praticamente io negli ultimi anni ho cercato di comprare il meno possibile, cioè ho comprato proprio quando o necessitavo seriamente di qualcosa o quando un prodotto mi attraeva in maniera speciale, cioè qualcosa che io pensavo, ok, questo sicuramente lo utilizzerò spesso, mi fa impazzire, lo voglio. Ma per il resto ho cercato di tenermi bassa di profilo, un profilo basso, perché onestamente, nonostante io non compri da svariati anni, avete visto che cosa ho, quando dico non compro, nel senso non mi ci trovo a spendere migliaia di euro all'anno in quello che è il make-up. Nonostante sia questo il mio mestiere, vi spiego anche in breve perché. Uno, perché non voglio evitare sprechi, voglio utilizzare quello che ho e assicurarmi che io lo faccia, e come avete visto ancora, nonostante tutti gli sforzi, ho ancora cose che non utilizzo purtroppo e che quindi mi fanno capire che devo assolutamente cambiare un po' la mia visione delle cose. E voglio dire a chi è un make-up artist là fuori che non è impossibile avere questo lavoro e comprare poco, perché come mi è stato sempre insegnato, ma come ho imparato anche per esperienza, un makeup artist può avere anche un kit piccolo così, con i colori base in crema e in polvere, e creare colori dal nulla, perché è quello che fa un makeup artist di professione, parliamoci chiaramente. Quante volte mi sono trovata in situazioni in cui cacchio, ho dimenticato questo, e ti devi inventare una cosa, quindi quello è un po', diciamo, la base di quello che ho imparato volendo fare questo mestiere.
Sono sicuramente una consumatrice media, non sono particolarmente attenta, però mi fa piacere riuscire da dove appunto riesco a eliminare le spese inutili. Sì, ok, ho comunque un grande interesse per il make-up, ma nel mio piccolissimo cerco di ridurre quantomeno un pochino gli sprechi. Quindi io sto tendenzialmente campando di quello che mi arriva in PR e tenete presente che io non ho questa grandissima lista di PR, di brand che mi mandano robe, eh. C'è Nabla, Mulac, Charlotte è stata carina a inviarmi un package da qualche mese fa, non so se me ne rinvierà ancora. Cos'è? Mesauda fino a qualche mese fa, adesso non mi sta spedendo più niente, non lo so perché non, onestamente non mi pongo domande, non mi pongo problemi. Insomma, e comunque sono brand che io utilizzo, capito? Cioè io Nabla, Mulac, cioè sono cose che utilizzo quotidianamente, quindi niente, non voglio divagare e andare a finire chissà dove questo video del cluttering, concentriamoci su quello, volevo solo fare questa piccola parentesi. Basta direi, se no io inizio a parlare raga e non mi togliete più di torno. Torniamo al decluttering. Allora ragazzi, questo in realtà era il cassetto di illuminanti e matite labbra, non si sa perché io abbia messo così, però è diventato un macello allucinante perché c'è di tutto, non c'è niente in ordine. Avevo provato a prendere dei divisori, come potete vedere, che sono questi, ma mi sa che ho fatto l'errore di prendere dei divisori troppo bassi, questa cosa poi me ne sono accorta nel tempo e adesso infatti rimedieremo e vi spiegherò anche come, però nel frattempo andiamo a vedere cosa avanza. Allora, abbiamo il Basic Marble, assoluto protagonista in questo cassettino, e infatti mi sa che lo tengo perché è stupendo tra l'altro e l'ho utilizzato pochissimo, quindi questo me lo metto da parte perché voglio solamente ricordarlo. Questo è distrutto ed è lo Shimmering Sink Skin Perfector del colore Moonstone di Becca, che io mi ostino a tenere perché mi piace talmente tanto che non voglio buttare, e quindi no, mi sa che lo do a mamma questo. Qui abbiamo MAC Soft and Gentle Mineralize Skin Finish. Questo qua l'ho consumato raga, perché cioè questo è uno di quelli che di quegli illuminanti che mi è sempre piaciuto tantissimo. Non so chi è che me lo chiedeva, qualcuno nei commenti mi chiedeva se l'avessi mai utilizzato, se mi piaceva. Questa è la risposta. Direi che però arrivato a questo punto lo do a mamma, così se lo gode lei il resto, quello che è rimasto. Oddio, scusate, un ruttino che è venuto fuori, va bene. Questo qui è di Nabla, Wave. Io onestamente non lo utilizzo da parecchio, ma mi piace, quindi lo tengo. Nabla ancora. Io ragazzi, per principio, quelli di Nabla non li butto praticamente mai, ma li utilizzo, devo essere sincera, perché mi piacciono tutti. Poi abbiamo Mesauda con lo stick. Questo in realtà l'ho utilizzato pochissimo, ed è anche bello, quindi non so perché ho utilizzato poco, ma questo va a mamma, sicuro. Poi abbiamo Dose of Dew. Ricordo di aver amato alla follia questo illuminante di NYX, perché appunto non ti dà l'idea di illuminante, ma una volta steso sulla pelle, così picchiettato, ti dà proprio l'idea che te sei nata così, capito? Sei nata glowy, è stupendo, e quindi per questo motivo me lo tengo. Mulac OMG, assolutamente sì, questo per il corpo, anche per le modelle, per il décolleté, cose così, questo lo tengo sicuro in tutte le tre varianti che troverò, perché c'è bronze, rose gold e non mi ricordo l'altro, però me li tengo perché assolutamente io questi li utilizzo. Poi c'è l'illuminante Lilac Motion in crema, sempre di Another Stories. Questo qua è stupendo, solo che Another Stories ragazzi è uno di quei brand che nessuno si caga, diciamoci la verità, per cui io non ne parlo spesso, però è un brand che in privato, tipo anche per truccarmi io o anche sulle modelle, io utilizzo tantissimo, quindi boh, io assolutamente questo qui lo tengo.
le matite labbra. Allora, c'è questa di Essence che mi sono trovata a utilizzare troppe poche volte e non mi piace, e magari la passo a mamma, può utilizzarla più spesso di me probabilmente. C'è una storia dietro questa matita rossa, io non so più chi l'ha fabbricata, però sta di fatto che io un colore rosso bello come questo non l'ho mai più trovato, nemmeno in quelle di MAC. Sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda tantissimo il rossetto di Lisa Eldridge Velvet Ribbon. Credo che sia proprio quello il colore. Non mi ricordo nemmeno che brand è, ma l'ho consumata talmente tanto che mi dispiace buttarla e penso che la consumerò a questo punto tutta, perché è veramente una bellissima matita. Questa qui di Charlotte Tilbury direi che mi è piaciuta, non mi ricordo nemmeno più il colore, ma direi che è il momento che va via. Queste qui sono tutte più o meno relativamente nuove e direi che le tengo. Non lasciatevi ingannare perché qui dietro c'è altra roba. Ragazzi, questa è storia, perché praticamente forse, non so se conoscete Smolder Cosmetics, ma è stato uno dei primi illuminanti che mi ha fatto perdere la testa, ancora prima di quello di Becca Cosmetics, e si chiama Golden Glow. E infatti, non so se vi rendete conto, è uno dei pochi illuminanti che ho quasi completamente finito. E ricordo che mi faceva impazzire, non vi so dire nemmeno perché, comunque è, sicuramente perché è un gold chiaro, però con dei riflessi, diciamo, delle parti riflettenti, da illuminante, ma non eccessivi, mi sto impappinando. Comunque niente, a questo ci sono legata affettivamente, quindi onestamente non mi va di darlo via, e anzi magari mi prefisso di finirlo, a questo punto siamo lì lì. C'è stato un tempo in cui questa azienda che si chiama M Impress Me Cosmetics mi ha inviato un package, non so da dove arrivino loro, penso dall'America, e hanno tutte queste cose minerali che sono veramente molto molto buone, però raga, per me le cose minerali sono troppo impraticabili, io non ce la faccio a stare con le cose troppo in polvere. Già con la cipria faccio un patto col diavolo perché la cipria è necessaria, però per un illuminante non voglio stare lì ad avere qualcosa in polvere, quindi questo va a mamma. Altra matita adorata di MAC, che è questa qua, Cherry, bellissima, questa vabbè ormai, raga, via. Sciacquato direttamente sotto la doccia con lo Chantecler e un po' di amugina e niente, mettiamo a posto. È finito così, passiamo all'altra sezione. Ombretti, qui per lo più ci sono ombretti in crema perché quelli lì in polvere li ho quasi tutti nella valigia perché appunto ho sempre il kit pronto, quindi qui è rimasto poco e niente, ma direi che possiamo assolutamente revisionare anche questa. Allora, glitter di Mulac, questo in realtà mi si è sminchiato e non so che cosa fare, facciamo che non mi ci trovo molto bene i glitter così in questa consistenza, quindi mi sa che butto, cioè non credo che mamma indosserebbe mai dei glitter, quindi boh, veramente lo do via. Poi ci sono tutti questi ombretti in crema di NYX che sono lì da parecchi anni, infatti sono proprio secchi, di conseguenza ragazzi vado a buttarli praticamente tutti. Allora, in realtà ho scoperto che questi tre non sono secchi e mi sembrano ancora in buone condizioni, quindi li tengo. Poi ci sono confezioni mai aperte sia di Neve Cosmetics che di altre marche, ma a caso onestamente qualcuno lo butto, qualcos'altro lo do a mamma. Anche questo molto carino di Another Stories, però l'ho utilizzato poco, penso che mamma apprezzerebbe. Mamma, sono qui per te. Poi qui ho una base color oro di Feral Cosmetics, che è un altro brand che fino a poco tempo fa mi mandava qualcosa. Non l'ho mai utilizzata, però mi attira troppo, quindi lo tengo. Ombretto di H&M. Carino, ma praticamente utilizzato 3 volte in vita mia. Molto carino, mamma. Ecco, cioè in questo video quante volte avrete sentito dire mamma? Ok. Un vecchio eye gloss di Mina, questo brand che fino a poco tempo fa aveva un negozio a Milano, poi secondo me vista la bassa
purtroppo vendita, infatti è molto pro, è più per i professionisti che per chi vuole approcciarsi al make-up tutti i giorni, quindi giustamente sono spariti. Io questo però lo butto perché è troppo tempo che ce l'ho. Indovinate a chi darò questo ombretto in crema di Nabla che ho utilizzato poche volte in vita mia, ormai non ve lo dico più, tanto sapete già che va tutto a mamma. Poi ho questi ombretti di Liz Earl che non utilizzo così spesso per me, anzi direi mai, però ho notato che sono molto molto belli, hanno delle colorazioni molto, diciamo, opache, molto eleganti, molto fini, molto molto low profile, molto molto. Ti pareva che non sminchiavo qualcosa? Oddio, santo. Va bene. Comunque, questa colorazione è molto bella, tipo per le spose, per cui me la tengo ovviamente, va disinfettata come tutte le cose. Io le disinfetto sempre prima di ogni utilizzo. E no, meglio specificare visto che ci è andata a finire la mia unghia pure dentro, ma comunque è un colore molto interessante per i look make up, no make up, cose semplici, naturali, è molto bello. In generale gli ombretti di Liz Earl, che è un brand di cui non si parla praticamente mai perché anche questo è molto settoriale secondo me, però se vi capita a tiro dateci un'occhiata. Poi abbiamo gli ombretti in crema ma anche illuminanti della Queen Pat McGrath, quindi non esiste, questi ho pagati anche un botto, li uso molto per lavoro eccetera, assolutamente no, questi li tengo. Giorgio Armani, è un po' vecchietto questo, non è più fruibile secondo me, non si può più utilizzare, quindi via. Sempre Mina, è un ombretto azzurro, è stupendo questo, non mi sento di buttarlo via. Non è bello da indossare tutti i giorni, ma questo per un editoriale, appunto, uno stile un po' più fashion per il lavoro di makeup artist, è stupendo. Una cipria di Neve Cosmetics dell'anteguerra, via. Mesauda, mai utilizzato, ma cacchio, è un bel colore, lo devo assolutamente utilizzare questo. Primer Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Free Base. Giusto così per darmi un po' di aria, raga. Mai utilizzato, mi sa. Non so che farne. Io mi sa che lo butto. E poi ragazzi, mi sono tenute questo per ultimo, non a caso. È stata una delle prime palette che ho comprato ed è di Dior e non esiste che la butto, cioè attenzione. Prendetevi questo momento, smettete di fare quello che state facendo, 1, 2, 3. Cioè, ma di che parliamo? Non sono colori chissà quale entusiasmanti, è un grigio un po' shimmer e questo è un nude tipo rosa. Sì, molto chiaro. A parte che sono cremosissimi, mio Dio, non me li ricordavo così, sono stupendi. Ma vogliamo parlare del pack? E volete dirmi che io questo lo devo buttare? Ma non esiste. Ovvio che lo utilizzerò da qualche parte, però non l'ho utilizzato mai perché è un po' la collezione, no? Un po' un gioiellino. 1, 2, 3, richiudiamolo. E con questo abbiamo concluso anche con questo cassettino. Vado a pulire questa e torno. Nel frattempo di questi ne ho trovato anche un altro che ancora è buono, quindi ne ho 3 minuti 4 su credo 8, qualcosa del genere. E direi che anche questo cassetto è a posto incredibilmente. E abbiamo fatto 1, 2, 3. Non so se addentrarmi in un quarto cassetto. Oddio santo, raga. Dio santo, raga. Oh madonna. Non dimentichiamo che questo era anche il cassetto della skincare, che non so in che condizione sta. E ritornano le campane. Direi che per la mia salute mentale e per la vostra, perché non so a che punto siamo arrivati in questo video, vado a fare un ultimo cassettino, che è quello delle ciprie e dei blush, dove in realtà dietro ci ho messo anche degli smalti. Io non so voi, ma io dopo un po' che inizio a ordinare eccetera, siccome devi fare un ordine mentale per mettere a posto le cose fisicamente, dopo un po' ti stanchi, è un lavoro a tutti gli effetti, quindi sarò super drammatica, sarò pigra, però raga, a me è così, ditemi se anche voi vi sentite così, che vi impegna molto mentalmente questo mettere in ordine. Allora, ciprie, assolutamente Nabla ottima da tenere
venire. La Brighten Up di Essence, devo dire, è stata una di quelle cipre che mi è piaciuta tanto. Infatti, se vedete, quasi praticamente c'è a metà. Però sento che non la utilizzo più così tanto, quindi hello mommy! Mesauda Transparent, questa l'ho utilizzata tantissimo anche per lavoro, infatti se notate è tutta piena di colla da scotch, perché queste cipre così purtroppo perdono sempre un po' di polvere ai lati, quindi io quando le impacchetto per andare a truccare modelle o spose così, ci metto una bella ondata di scotch intorno e si esce a comandare, raga. Poi vabbè, qui ci sono anche blush, questo è super super mega pop, mi sono trovata ad utilizzarlo praticamente mai, però non so, a me questo effetto bambolina così ce lo vedo troppo bene per Halloween, che io non lo so, la scusa di Halloween per tenermi un blush in più, vabbè, comunque potrebbe essere utile. Poi abbiamo la No Filter Sans Filter di NYX, che praticamente ho utilizzato, se vedete è tutta sporca intorno, ma nemmeno poi così tanto, quindi onestamente questa fa mamma. Blush di Mulac, assolutamente, io mi ci trovo benissimo con i blush di Mulac, voglio solo leggere, si chiama Of Course, quindi questo non ce l'ho nella palette di quella di Moody Blushes, quindi me lo tengo. Sigma una volta mi ha spedito, un paio di volte mi hanno spedito dei pacchi di packaging, non lo utilizzo quasi mai, anche questo via. Cloud Paint di Glossier, questo pure non si trova qui, lo utilizzo nella vita di tutti i giorni, uno di quei blush che praticamente lo metti, lo picchietti, bene, arrivo. Lo picchietti e ti dà quell'aria, capito? C'ho la pelle fresca, mi sono svegliata così, oddio, guarda come sono rose le mie guance, perfette, capito? Ti dà quell'effetto lì, quindi lo tengo perché mi piace tantissimo. Poi abbiamo Liz Earl Nude, non so se questo è un blush, oddio in crema, oddio sì! Questo è un blush vecchio di una vita. Allora, dovete sapere, vi racconto una brevissima storia, cerco di essere quanto più breve possibile, che circa 12 anni fa ho provato a vendere del make-up online, ad avere proprio un negozio. Non l'avessi mai fatto perché ho investito dei soldi che non sono mai tornati, ma ci ho perso anche abbastanza. E uno dei brand che avevo preso d'assalto per venderli in Italia era Faberlic, questa marca russa praticamente. Adesso sembrerà una roba così, però erano delle cose pazzesche, raga, all'epoca. Pazzesche, cioè questo è un blush tipo illuminante e beh, insomma, comunque ho 12 anni, quindi direi che ciao, ti saluto, è stato un piacere. Questa cipria, raga, per chi mi sta seguendo e vuole iniziare a fare il lavoro di makeup artist, non può mancare nel vostro kit la cipria RCMA, presa no color powder, presa da un sito inglese, non mi ricordo quale, ma comunque la trovate su tutti i siti UK e europei in generale. È la vita, è la no color powder universale, vi dirò, non è proprio super universalissima, cioè io sulle pelli scure questa onestamente non ce la vedo, però non ce la vedo, in realtà l'ho provata e non mi è piaciuta, non è vero che non lascia assolutamente traccia, ma fino a pelli medie vi dirò, questa qui è assolutamente un must have nel vostro kit, anche per fare baking. Quick spray, nail, dry, vabbè, questo è per seccare lo smalto più velocemente possibile, a parte che sono passati tanti anni, ma in realtà io è quasi finito e non ne ho bisogno perché uno non c'ho niente al momento e aiuto, e poi quando deciderò di fare qualcosa farò sicuramente la ricostruzione. Smalti, ragazzi, è arrivato il momento di buttarli tutti perché è passato troppo tempo, sono tutti aperti, sono tutti andati a male, sono tutti basta, quindi proprio via. Lo Chanel numero 18, raga, è da tenere, non credo che abbia tra l'altro molti anni, volevo semplicemente avere uno smalto Chanel nella mia collezione di non smalti, quindi è l'unico che terrò forse, insieme a quest'altro che mi ha sempre appassionato troppo. Avrei tanto voluto fare un make up così, magari lo farò, perché troppo mi affascina questo smalto, quindi lo tengo anche solo per ispirazione, tipo. Vediamo se qui dietro c'è, no, non c'è più niente, pulisco anche questa e arrivo da voi. Questo in realtà va in occhi e sopracciglia, che attenzione, sarà per la prossima volta.
sono molto felice perché questo è quello che sono riuscita a mettere via da buttare e non è finita qui. E vi giuro che pesa, questo pesa, però non devo dimenticare che c'è ancora da declatterare questo, altri cassettoni da qua, questi tre cassettoni, questo e altre robe sparse per la casa. Insomma, mentre cerco di dare un senso a questi capelli che si stanno asciugando in maniera naturale e vabbè, lasciamo stare, questa è parte del decluttering. Io, raga, mi sento molto sollevata, però anche tra virgolette stanca. Non so quanto possiate essere stanchi voi e soprattutto non so quanto possiate essere interessati ad una seconda parte, però se vi interessa una seconda parte, sempre un po' relax, sempre un po' stiamo insieme, chiacchieriamo, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti, soprattutto mettete like a questo video, condividete, iscrivetevi, non vi perdete niente, cliccate la campanella per attivare le notifiche e mi raccomando, ci vediamo prestissimo al prossimo tutorial che arriva mercoledì, non vi prometto, no, arriva mercoledì, ci vediamo alla prossima. Ciao!